Rai a mare, vertice dei sindaci dell'Alto Tirreno Cosentino sulle sorti dell'ospedale. Lo Monaco, ricorreremo al Consiglio di Stato. Cesareo, occorre un'azione politica congiunta. Maltempo, neve nella notte anche a bassa quota. Comuni coperti dalla neve dal Tirreno Cosentino alla Valle del Noce. A Rivello il sindaco chiude le scuole. Sapri, il 6 e 7 maggio si vota per le elezioni amministrative e l'ex sindaco Vito D'Agostino è già pronto con la sua lista. Grisolia, il Consiglio Comunale approva l'adesione al patto dei sindaci, un impegno per l'energia sostenibile. Martedì 7 febbraio 2012, buonasera da Giuseppe Miragli, erano queste le anticipazioni di Rete 3 News scelte per voi questa sera. In apertura parliamo però di cronaca dal Cilento. Vito Rizzo, 24enne di Sapri, è deceduto improvvisamente stamane a causa di un malore che lo avrebbe colto dinanzi casa. Il giovane avrebbe tentato comunque di scendere in via Gaetani nei pressi del liceo cittadino, forse per chiedere aiuto ma invano. Il ragazzo è stato infatti trovato disteso, privo di vita in strada. Immediatamente allertato il 118, non è stato però possibile far nulla, disposto pertanto l'esame autoptico per comprenderne le cause del decesso. All'inizio si sarebbe ipotizzato un suicidio, ma i carabinieri ritengono si tratti di una probabile emorragia a causa di tracce di sangue rinvenute sulle scale della sua abitazione. Triste destino quello della famiglia Rizzo. I genitori del giovane infatti avevano già perso un altro figlio, Antonio, in un incidente stradale. Ora spostiamoci in Calabria e parliamo di sanità. Un importante incontro questa mattina all'ospedale di Praia a Mare tra i sindaci dell'Alto Tirreno Cosentino e i direttori della struttura sanitaria. Ma sentiamo cosa hanno deciso nel prossimo servizio curato da Pierina Ferragudo. Visita delle istituzioni oggi all'ospedale di Praia a Mare. I sindaci dell'Alto Tirreno Cosentino hanno incontrato i dirigenti del presidio ospedaliero praiese per discutere ancora dell'emergenza sanità sul territorio. Un incontro che si è svolto proprio all'indomani del trasferimento di chirurghi e anestesisti presso l'ospedale Iannelli di Cetraro, così come disposto dal direttore generale dell'ASP di Cosenza, con il conseguente blocco dei ricoveri nel reparto di chirurgia. Una riunione importante che ha visto la partecipazione dei sindaci di Praia, Tortora, Scalea, Orso Marzo, Aieta, dell'assessore provinciale Arturo Riccetti e del presidente della comunità montana Riccardo Benvenuto. Un'azione congiunta dei primi cittadini dell'Alto Tirreno che ha portato a decisioni importanti. Ho chiesto un intervento alla direzione generale dell'ASP di Cosenza per poter discutere di questi problemi che si sono creati a seguito dell'applicazione di questa delibera. Chiederemo alla direzione di poter rivedere alcuni punti per rendere più sicura il diritto alla salute dei cittadini del territorio. Quali saranno i passi successivi una volta ottenuto l'incontro con il direttore Scarpelli? Noi abbiamo confermato la nostra volontà di appellarci al Consiglio di Stato per far valere i nostri diritti. È emersa anche la volontà degli altri sindaci di voler nominare anche un altro legale che ci aiuterà a seguire le nostre azioni presso il Consiglio di Stato. Finalmente c'è stato un sussulto di orgoglio da parte di coloro i quali sono deputati a tutelare i cittadini che amministrano. I tempi sono quelli che sono, forse siamo in forte ritardo, però un'azione congiunta forte credo che possa arrivare a risultati. Da oggi iniziano delle iniziative serie per vedere di far comprendere gli errori che si stanno commettendo rispetto alla tutela della salute pubblica di questo grande comprensorio chiamato Alto Tirreno Cosentino. E intanto potrebbe già registrarsi il primo caso di mala sanità proprio all'ospedale di Praia a Mare. Ieri una paziente, una donna praiese di 71 anni, è deceduta in seguito ad uno shock cardiogeno. La donna era ricoverata da qualche giorno nel reparto di medicina e probabilmente la mancanza di personale specializzato potrebbe esserle costata la vita. Da quanto si è appreso, infatti, il medico di turno nel reparto aveva bisogno della collaborazione di un anestesista per poter intervenire e salvarle la paziente. La causa del decesso potrebbe essere riconducibile alla disorganizzazione della struttura ospedaliera. Sulla vicenda abbiamo chiesto un commento al direttore generale del presidio ospedaliero, Vincenzo Cesareo. Sentiamo cosa ha detto in questa breve intervista. Quale direttore sanitario ho chiesto
al medico di turno, che oggi non è in servizio, di farmi una dettagliata relazione. Se dovessi avere sentore che c'è stato un episodio di malasanità legato ad un fatto organizzativo e quindi alla disorganizzazione di chi era deputato a organizzare, non mi limiterò a mandare gli atti al direttore generale, ma li manderò alla Procura della Repubblica e al Tribunale di Paola. Parliamo ora del maltempo. Abbondanti nevicate nella notte sui rilievi e in molti centri collinari e montani calabresi, con qualche fiocco che si è visto nella notte anche a Cosenza, dove la temperatura è di più 2 gradi dopo essere scesa fino a zero. Oltre 1,5 metri di neve si è accumulato sulle cime più alte dell'Alto Piano Silano, dove la colonnina del Mercurio nella notte ha raggiunto anche i -7. Assediati dalla coltre bianca anche i centri della zona pedemontana del Pollino, Albidona e Alessandria del Carretto al confine con la Basilicata. Continua dunque a nevicare anche a Gambari e Aspromonte, dove nella notte si sono raggiunti -3 gradi con più di 0,5 metri di neve. Freddo e gelo anche sulle serre, con diversi centimetri di manto bianco a Brognaturo e Fabrizia. Molti comuni che mantengono temperature molto rigide anche a Catanzaro, con 2 gradi all'alba, e la neve che ha fatto la sua comparsa nel quartiere Sant'Elia, a nord della città, e nei centri della Presila, che sono tutti innevati. E ora spostiamoci nell'Alto Tirreno cosentino, anche lì un risveglio bianco per molti cittadini sino alla Valle del Noce. Si è registrato qualche disagio alla viabilità, il punto della giornata nel servizio di Andrea Polizzo. Neve anche sul Tirreno cosentino. Questa mattina, martedì 7 febbraio 2012, primi fiocchi di neve a solo pochi chilometri dalla costa, come testimoniano le immagini che abbiamo realizzato questa mattina in località Sarre di Tortora, il comune Alto Tirrenico. Questa mattina si presentava così. Nella mattinata dunque piacevole risveglio per gli abitanti di questi comuni, che hanno potuto godere della vista delle prime nevicate, dei primi fiocchi di neve che si sono adagiati sui tetti, sugli alberi, per le strade. Qualche preoccupazione in più invece per gli abitanti delle frazioni più interne, come nel caso delle contrade montane del comune di Tortora. E a breve distanza anche il comune montano di Aieta questa mattina si presentava letteralmente imbiancato. E lasciandosi alle spalle l'Alto Tirreno cosentino e percorrendo la strada provinciale Fondo Valle del Noce, le cose non cambiano. I comuni della Valle del Noce sono tutti imbiancati, come nel caso di Lauria. Neve in città anche a Rivello, uno dei comuni della Fondovalle del Noce, dove però si registra anche la chiusura delle scuole, come disposto da un'ordinanza del sindaco Antonio Manfredelli. Qualche disagio anche per la circolazione. L'ANAS informa che da oggi e finché non si risolverà l'emergenza neve, resterà chiuso il tratto autostradale della A3 Salerno-Reggio Calabria da Lago Negro Nord fino a Falerna. Logica conseguenza, i mezzi pesanti sono deviati sulla Fondovalle del Noce e sulla SS18 e dunque per questi due tratti di strada per queste ore un via vai di camion e mezzi pesanti. E diversi passeggeri di un treno proveniente da Roma e diretto in Sicilia sono rimasti bloccati nella notte per circa 3 ore tra le stazioni di San Lucido e Paola a causa di un guasto provocato dall'improvvisa interruzione dell'energia elettrica sulla linea o per il maltempo. A soccorrere i passeggeri la Protezione Civile regionale, che ha fornito loro i possibili generi di conforto. L'intervento della Protezione Civile è stato chiesto dalle Ferrovie dello Stato. Il treno, una volta ripristinata l'erogazione della corrente, è ripartito regolarmente con destinazione Siracusa e proprio a seguito dell'ondata di maltempo la Protezione Civile regionale ha attivato tutti gli strumenti a disposizione per far fronte alle emergenze. Abbiamo attivato, ha dichiarato Franco Torchia, sottosegretario della Regione, una task force costituita da personale della Protezione Civile e Vigili del Fuoco. Inoltre è stata allertata tutta la flotta aerea regionale per far fronte a particolari emergenze che si dovessero verificare ed ovviamente anche le associazioni di volontariato di Protezione Civile chiamata ad intervenire, in particolare nel Cosentino, dove si sono già registrate delle situazioni particolarmente critiche. Ed è emergenza maltempo anche in Basilicata. Disagi, infatti, a causa della neve si sono registrati anche nelle frazioni montane Massa, Brefaro e Santa Caterina di Maratea.
Pronto l'intervento della squadra di primo intervento della Protezione Civile Gruppo Lucano di Maratea, che ha dato soccorso alle persone disagiate. La Protezione Civile di Maratea, è scritto in una nota, sta monitorando da 3 giorni l'emergenza neve. La sala operativa rimane attiva, conclude la nota. Al momento la situazione infatti rimane stabile e sotto controllo. E spostiamoci ora a Scalea. Si è tenuta ieri l'udienza per la convalida del fermo dei 2 romeni bloccati dai carabinieri perché avrebbero rapito una giovanissima connazionale per farla prostituire a Scalea. Vediamo com'è andata nel prossimo servizio. È stato convalidato il fermo dei 2 romeni bloccati dai carabinieri venerdì scorso a Santa Maria del Cedro e che sono accusati di aver rapito in Puglia una connazionale minorenne, poi portata a Scalea e avviata alla prostituzione. La ricostruzione della vicenda è stata illustrata sabato in conferenza stampa dal comandante provinciale dell'Arma, il colonnello Francesco Ferace, e dal capitano della compagnia di Scalea, Luca Giandominici. La triste storia è stata svelata ai carabinieri proprio dalla sfortunata vittima dei 2 giovani, uno 23enne e l'altro 32enne. La ragazza infatti è stata trovata giovedì notte dai militari del nucleo radiomobile di Scalea mentre vagava sola e apparentemente spaesata sul lungomare del centro altotirrenico ed è poi risultata scomparsa da casa da diverse settimane. La 17enne romena conviveva a San Ferdinando di Puglia, vicino Barletta, con il ragazzo da cui ha avuto un bambino di 1 anno e mezzo e con la madre di lui. Ai militari ha raccontato di essersi allontanata dopo un litigio e di aver vagato tra i conoscenti fino ad incontrare i 2 giovani. Una povera ragazza rumena di 17 anni, rapita, sottratta al figlio di pochi mesi dalla provincia di Bari e condotta da questi 2 connazionali che abbiamo arrestato fino a Scalea, dove all'interno di un appartamento solitamente adoperato per le residenze estive veniva costretta da 2 settimane a rapporti sessuali a pagamento. Questo fino a giovedì, quando la ragazza sarebbe riuscita a sottrarsi al loro controllo ed a scappare per essere trovata dalla pattuglia dei carabinieri. La ragazza è riuscita poi a sottrarsi approfittando della distrazione dei suoi carcerieri e incontrando una pattuglia di carabinieri è stata poi soccorsa e liberata e ha consentito poi con le sue indicazioni di fare piena luce su questa triste vicenda. Le successive indagini hanno poi portato i militari a Santa Maria del Cedro, dove hanno poi bloccato i 2 ragazzi già in procinto di scappare. Le accuse formulate dalla PM Roberta Carotenuto vanno dal sequestro di persona alla riduzione in schiavitù, alla prostituzione minorile e sono state accolte dal GIP del Tribunale di Paola, che ha convalidato il fermo. Andiamo a Maierato, in provincia di Vibo Valentia, perché è stata bloccata una truffa all'INPS messa in atto da falsi agricoltori. Vediamo il servizio. In regioni con un alto tasso di disoccupazione è inevitabile che ognuno cerchi di trovare il modo di sbarcare il lunario. C'è chi lo fa in maniera onesta, spaccandosi la schiena e svolgendo anche i lavori più umili e faticosi. E c'è invece chi pensa di fare il furbetto, magari frodando lo Stato, l'INPS o altri organismi che erogano sussidi e contributi. In Calabria purtroppo questa pratica prevale sulla prima e così quasi regolarmente gli investigatori, facendo controlli incrociati o verifiche fiscali, si imbattono in truffe che coinvolgono sia imprenditori che falsi lavoratori. E quanto è successo anche a Maierato, dove i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un imprenditore agricolo e 31 braccianti per truffa ai danni dell'INPS. Le indagini hanno accertato che per mesi, grazie alla complicità dell'imprenditore agricolo, i braccianti avevano fatto figurare lo svolgimento di decine di giornate lavorative in terreni della zona, che ad una più attenta indagine non sarebbero neanche stati di proprietà del fittizio datore di lavoro. Un danno per l'erario di oltre 220.000 euro, scoperto grazie all'esame di decine di richieste per il pagamento delle giornate agricole, scoprendo come in 31 casi queste non fossero che una vera e propria truffa. Per tutte le persone coinvolte è così scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia con l'accusa di truffa aggravata e continuata e falsità in scrittura privata. Contemporaneamente sono anche state avviate le procedure per la restituzione di quanto indebitamente percepito. Andiamo ora a San Giovanni a Piro, dove ieri pomeriggio il nascente Comitato di Salute Pubblica ha incontrato l'amministrazione comunale. Il primo cittadino sangiovannese ha ricevuto infatti i componenti del Comitato che hanno avanzato 2 proposte, la formulazione di una delibera tesa a contestare la carenza del parere ambientale e l'adozione nel più breve tempo possibile di un piano antenne che possa definire e disciplinare questo delicato settore. Il capo dell'esecutivo, accogliendo l'invito dell'associazione
associazione, si è impegnato sul portare nel prossimo Consiglio Comunale, il 9 febbraio, le problematiche sollevate dal Comitato. E ora andiamo a Sapri e apriamo la pagina dedicata alle elezioni che si avvicinano e l'ex sindaco Vito D'Agostino continua a lavorare per ritornare ad amministrare la cittadina. Il nome della lista lo stesso rispetto a 5 anni fa. La compagine è rinnovata, ma vediamo il servizio. Insieme per Sapri è il nome della mia lista, nome tra l'altro già foriero di tanti successi, e se gli avversari saranno del medico e del prete la vera novità per Sapri, potrò ritenermi io stesso. Vito D'Agostino, ex sindaco del comune salernitano, annuncia ufficialmente candidatura e nome nella lista, ritagliandosi anche uno spazio da protagonista in vista delle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio. I due sono abbastanza conosciuti in città, figure di secondo ordine politico che in tanti anni non sono mai riusciti a dare un granché alla comunità saprese. Così l'ex sindaco, sfiduciato l'estate scorsa dal Consiglio Comunale, ha descritto i suoi possibili rivali, pronti a contendergli lo scranno più alto della sala consiliare del Comune. Il mio gruppo, come spiegato da D'Agostino, ha concluso una prima fase di analisi per esaminare quanto successo nella precedente legislatura. 3-4 punti individuati per un programma elettorale che cercherà di ridurre al minimo quanto generato da questo periodo congiunturale. E sempre l'ex sindaco ha sostenuto che l'aver fatto piazza pulita dei dissidenti permetterà al suo sodalizio, qualora vincesse, di prestare attenzione ai reali problemi che si vivono in città. Pronti dunque per la nuova fase del progetto, quella che attraverso un lungo percorso arriverà a definire nomi e cognomi noti anche al resto dell'elettorato. Come affermato dall'ormai ex primo cittadino, infatti, la lista per antonomasia non è mai chiusa, poiché i termini del confronto con movimenti e altri gruppi politici devono rimanere sempre aperti. Auspico, infine spiegato Vito D'Agostino, che ci siano davvero altre novità e che queste si antepongano al mio e agli altri progetti politici, così da poter fornire all'elettorato davvero una possibilità di scelta. Diamante, ad un mese e mezzo dalla presentazione delle liste, poche le certezze per le elezioni di primavera in un panorama ancora in divenire e dove tutto pare ancora possibile. Gaetano Bruno. Ad un mese e mezzo dalla presentazione delle liste, intorno alla politica diamantese il silenzio continua a farla da padrone. Una lunga pausa di riflessione che ha l'aria di essere la classica quiete prima della tempesta. Nel giro di poche settimane però le carte dovranno essere necessariamente scoperte. Ernesto Caselli continua a confermare la sua candidatura che di fatto già l'estate scorsa ha sparigliato i piani di quanti pensavano ad un progetto di grande coalizione. Oggi che l'ex primo cittadino continua a dirsi aperto al dialogo con tutte le forze e i movimenti, la sintesi appare difficile. La situazione di stallo che si è creata sembra una vera e propria prova di forza, come già accaduto in passato. Chi riuscirà a mantenere salda la propria posizione spera di raccogliere strada facendo consensi e appoggi per la teoria secondo la quale la gente alla fine sceglie il male minore. Il gruppo del risveglio, che si riunirà in assemblea giovedì, resta fermo sulla proposta di un candidato di superamento, ma pare abbia smarrito l'entusiasmo che lo ha caratterizzato 5 anni fa. Il movimento dei giovani ha detto stop ad incontri infruttuosi. A fine mese potrebbe arrivare l'annuncio della formazione di una lista autonoma, vista l'assenza di un progetto di cambiamento. A proposito di cambiamenti, la candidatura annunciata da Marcello Pascale insieme a quella di Caselli del sindaco uscente Magorno sembra ad oggi l'unica certezza, ma in questo clima da partita a scacchi tutto può cambiare. Infine la situazione all'interno dell'attuale maggioranza. In teoria tutti e 12 potrebbero essere confermati in lista, ma anche in maggioranza gli accordi si fanno prima e qualche scontento potrebbe decidere di intraprendere altre strade. Il comune di Tortora si associa all'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia. Lo si apprende da una delibera di giunta. Secondo quanto si legge, il provvedimento giunge alla luce dell'esigenza di aderire ad associazioni di carattere corporativo e sovracomunali al fine di meglio svolgere i compiti istituzionali dell'ente. La proposta è stata firmata dal sindaco Pasquale Lamboglia. Il rapporto tra comune e associazione prevede diverse finalità istituzionali, come la difesa dei diritti e degli interessi dei comuni associati e la promozione di studi sulle problematiche che interessino gli stessi comuni. Infine, sempre dal documento proveniente da Via Panoramica al Porto, si apprende che la quota associativa per l'adesione alla predetta associazione è fissata in un contributo annuo fisso di circa 1000 euro. E andiamo a Grisolia, ieri Consiglio Comunale, si è approvata l'adesione al patto dei sindaci, vediamo il servizio.
Il comune di Grisolia stringe il patto dei sindaci d'Europa. La civica Assise si è espressa ieri in tal senso, aderendo al movimento impegnato ad aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti rinnovabili nei propri territori. Obiettivo dei comuni aderenti è quello di raggiungere e superare la soglia di riduzione del 20% delle emissioni di anidride carbonica entro il 2020. In questo modo il comune, guidato dal sindaco Antonio Longo, potrà rientrare in progetti per il finanziamento di opere pubbliche e private nell'ambito delle energie rinnovabili. Un passo ulteriore dopo l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti dei plessi scolastici. Il primo cittadino ha sottolineato la possibilità in termini economici, oltre all'intento etico, ricordando che le spese di acquisto di energia sono quelle che gravano maggiormente sui bilanci. Grisolia si aggiunge agli oltre 1500 comuni italiani che hanno aderito al patto e che in questo modo guardano al futuro delle prossime generazioni. Lo sviluppo che abbiamo in mente per Grisolia, ha commentato il consigliere con delega alla cultura Francesco Papa, è incompatibile con il degrado del patrimonio e delle risorse naturali. A questo segnale ora dovranno corrispondere azioni concrete e chissà che altri comuni del comprensorio non seguano l'esempio di Grisolia che è stata già anticipata da Fuscaldo e Paola. Andiamo ora a Santa Maria del Cedro dove venerdì in consiglio comunale si parlerà di IMU, ma ci spiega tutto Martino Giano nel suo servizio. Applicazione dell'IMU e delle sue aliquote. Se ne discuterà a Santa Maria del Cedro nel corso di un consiglio comunale aperto venerdì 10 febbraio a partire dalle 19.30 presso la sala consiliare del comune. Un confronto doveroso con i cittadini, ha spiegato il primo cittadino di Santa Maria, Giuseppe Auligino, che ci farà capire meglio come applicare l'imposta municipale unica, se incidere di più sulle aliquote della prima o della seconda casa e se pensare ad una serie di detrazioni fiscali che potrebbero, conclude Auligino, annullare l'imposta sulle prime abitazioni. Un dibattito confronto, quello organizzato dall'amministrazione di Santa Maria del Cedro, che servirà quindi a raccogliere le voci dei cittadini. L'IMU, introdotta dal governo Monti, unisce infatti l'IRPEF sui redditi fondiari delle seconde case all'ICI. Ogni comune avrà la possibilità per le prime abitazioni di applicare aliquote che vanno dallo 0,2 allo 0,6%, partendo dall'aliquota ordinaria dello 0,4%. Per le seconde case e le altre proprietà, le aliquote possono variare dallo 0,46% all'1,06%, partendo da quella ordinaria dello 0,76%. Il bisogno di un confronto, ha spiegato Auligino, nasce anche dal fatto che è possibile detrarre, non gravando troppo sulle tasche dei contribuenti, ma dobbiamo anche tener conto che con l'introduzione dell'IMU i comuni riceveranno meno trasferimenti dallo Stato. Il nostro compito, conclude il primo cittadino di Santa Maria, è quello di equilibrare questa bilancia. L'introduzione dell'IMU fa già tremare molti proprietari di seconde case. La Riviera dei Cedri, quel tratto di costa che va da Capo Bonifati a Tortora, conta 61.323 abitazioni. Di queste, il 70% sono abitate solo nel periodo estivo e sono seconde case. Basti pensare che negli anni 70 si contavano su tutta la Riviera dei Cedri solo 16.000 abitazioni. Lasciamo la politica, cambiamo decisamente argomento, parliamo di sport. A Tortora, un contributo di 400 euro a sostegno della società calcistica del CAT è quanto deliberato nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale di Tortora, su proposta dell'assessore allo sport, Biagio Praino dunque, e con l'obiettivo di vedere lo sport quale momento altamente educativo nella crescita morale e fisica dei giovani, l'esecutivo di Pasquale Lamboglia prosegue con il sostegno alle attività sportive del territorio. La promozione dello sport destinata ai giovani quale momento di arricchimento individuale e collettivo, spiega la delibera dell'ente, rientra nell'attività programmatica della Giunta Lamboglia, soprattutto perché permette di sviluppare la personalità attraverso il rispetto delle regole e degli avversari, nel riconoscimento dei valori e nella fiducia in se stessi e nella collaborazione sociale. Ora passiamo al tempo, alle previsioni per domani. Sud e Sicilia, piogge o temporali su Sicilia e settore ionico di Calabria, Basilicata e Puglia Salentina. Sul resto del meridione più decisa risulterà la presenza di nevicate, tendenza a parziale miglioramento nella notte. Temperature in temporaneo lieve aumento su tutte le regioni. Venti da moderati a localmente forti, sempre settentrionali, sulle regioni tirreniche e Sicilia occidentale. Mari agitati o localmente molto agitati, i mari intorno alla Sardegna, lo stretto di Sicilia, lo Ionio, l'alto e il basso Adriatico,
molto mossi o localmente agitati gli altri mari. E come di consueto un'occhiata agli appuntamenti del domani. A Reggio Calabria, conferenza stampa del vicario generale della diocesi, Monsignor Antonino Iachino, per presentare il convegno sul tema della disabilità in programma il 10 febbraio in occasione della 20ª giornata mondiale del malato, ore 10 presso la Curia. A Lamezia Terme, conferenza stampa per illustrare lo stato dei lavori del piano strutturale comunale, alla presenza del sindaco Gianni Speranza, della giunta e del progettista Giovanni Crocione, ore 11:30 presso la sala giunta. A Cosenza, conferenza stampa per la presentazione della rassegna teatrale Video Nazioni, percorsi tra musica, video e identità, che avrà inizio il 15 febbraio, appuntamento ore 11:30, bistrò del Teatro dell'Acquario. A Reggio Calabria, conferenza stampa del direttore generale dell'azienda ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli, Carmelo Bellinvia, sull'attività della struttura, ore 12, aula Spinelli dell'ospedale Riuniti. A Rende, conferenza stampa sul tema Rende colta, civile, democratica e operosa, respinge ogni forma di inquinamento e degenerazione, conclude il sindaco della cittadina Vittorio Cavalcanti, ore 17 al Museo del Presente. Era davvero tutto per l'edizione di questa sera. Giuseppe Miraglia vi ringrazia e vi augura un buon proseguimento di serata.